E come dice qualcuno, padre tempo. Da sempre le risposte basta solo aspettarlo. Ed ecco che è arrivata finalmente una delle notizie che tutti noi stavamo aspettando, che va a contrastare letteralmente contro uno dei processi più fasulli che sono stati fatti nella storia del calcio, nell'ultimo millennio. Non mi sto riferendo a Calciopoli, quello è stato per assurdo il primo nella storia e non verrà mai superato, ma quello che riguarda la Juventus e le plusvalenze fittizie che ha portato poi alla penalizzazione e all'esclusione dalle coppe. E tutto sport che ci dà la notizia che Gazzetta dello Sport non vuole riportare, ed è per questo che dovete assolutamente condividere questo video in tutti i vostri social, perché è una notizia che proprio la Rosa ha portato con tutte le testimonianze e intercettazioni del caso. Tutte prove che secondo loro incastravano la Juventus e che effettivamente poi hanno portato ad una penalizzazione, che però ora non vogliono assolutamente trattare le notizie che vengono fuori per quello che riguarda il tribunale penale, che attenzione, dà ragione proprio alla Juventus perché andiamo a leggere assieme e poi lo commentiamo. Da tutto sport, la Juve, la giustizia sportiva e il filone agenti, ve lo ricordate? Tutti assolti. Il caso dei cosiddetti mandati fittizi è stato analizzato dalla commissione agenti, il tribunale dei procuratori. Ecco cosa ha deciso, dopo aver sentito accuratamente i testimoni. Non come è successo per quel che riguarda la procura federale, che direttamente dalle accuse è passato alla penalizzazione. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato ogni qualvolta uscirà un nuovo contenuto. Come vi ho detto, condividete per far conoscere a tutti la realtà dei fatti che pian piano sta venendo fuori. Metti un bel like per supportare il video, è molto molto importante per combattere l'algoritmo di YouTube che ultimamente fa un po' dei capricci. Vi ricordate la Juventus proprio per il filone stipendi prese la penalizzazione perché il bilancio non era corretto in base alle operazioni che avevano fatto. Slealtà sportiva, meno 15 punti che poi sono diventati meno 10 punti dalla giustizia federale, capitanata da Gabriele Gravina, che quando vuole sa fare le grazie. Ne ha già fatte due per la squadra di Milano, sponda merdazzurra, una con Lukaku e una con Acerbi, che verrà abbracciato. Ma bando alle ciance, andiamo a leggere l'articolo perché ha dell'incredibile. Dopo le accuse e dopo aver pagato, viene fuori la verità, ma per puro caso. Proprio perché in questo episodio la Procura federale si è dovuta fermare ad un certo punto, perché gli agenti non erano. Andiamola a leggere assieme. Perché incredibile. Vi ricordate il caso degli agenti? Se non ve lo ricordate, qui andiamo a ripassarlo assieme. E ce lo ricorda tutto sport nel calderone dell'inchiesta sui bilanci della Juventus, per la quale la giustizia sportiva ha condannato i bianconeri. C'era finita anche la storia dei cosiddetti mandati fittizi, ovvero i mandati che, secondo l'accusa, erano stati conferiti, leggi testuali parole, in assenza di una reale attività di intermediazione dell'agente. Insomma, secondo la Procura federale, i dirigenti juventini coprivano operazioni con gli agenti con altre operazioni, in un giro, sempre secondo la Procura, poco chiaro, ci dicono. Così come poco chiaro è stata l'accusa e soprattutto la decisione di portare la Juventus ad un meno 10 per cose che facevano tutte le società. Poi Carnevali si vantò pure di aver aiutato la Roma, dicendolo ai microfoni, se non ci si aiuta tra amici per la plusvalenza di 10 milioni. Ma andiamo avanti perché i dirigenti della Juventus avevano patteggiato, ricordiamo questa parola infame, perché nella questione degli agenti era finita, la questione degli agenti appunto era finita nel troncone dei processi sulla quale, della famigerata manovra stipendi. Ve lo ricordate? Ce lo ricordiamo tutti. Gli agenti invece, quelli che hanno fatto affari con la Juventus Loschi, questi agenti che coprivano, non sono potuti essere giudicati dal Tribunale federale e quindi è dovuto intervenire la giustizia ordinaria, diciamo, rinviati a giudizio presso una commissione agenti. E la commissione agenti che cosa ha deciso secondo voi? Dopo averli ascoltati, intanto la Juventus ha preso la penalizzazione. Il tutto si chiude con. Com'è finita? Eccolo qua il risultato. Tutti assolti.
Dopo un'indagine accurata, attenzione accurata, non come si è fatto per penalizzare la Juventus, nella quale sono state raccolte in modo più preciso le testimonianze delle persone coinvolte, la commissione agenti, quindi di fatto un tribunale, ha smentito l'ipotesi della procura federale, capitanata sempre da Gravina, con il suo cagnolino, che sappiamo tutti essere chi è. I mandati non erano, attenzione, fittizi, e nessuno degli agenti è stato condannato. Una sentenza che contrasta con le ipotesi della procura e che di fatto assolve i dirigenti juventini. Se i mandati non erano fittizi, non erano nemmeno per chi li ha conferiti. Un altro pezzo di un'inchiesta che, vagliato in modo più accurato, si è dimostrato meno solido di quanto era stato fatto apparire qualche anno fa. E per tutto questo dobbiamo ringraziare la Gazzetta dello Sport, che quando si è trattato di spalare l'etame sulla Juventus, su Agnelli, sulla dirigenza, su tutto il CDA, beh, non se ne risparmiava proprio, anzi, ne buttava. Adesso che dovrebbero andare a tenere la linea dell'informazione, quindi dare il risultato della commissione degli agenti, che praticamente dice non esiste nulla di tutto questo, come lo stesso libro nero di Paratici, che ancora sento raccontare da alcuni giornalisti, alcuni youtuber, che era poi un foglio A4 dove lui scrivevano i suoi appunti, e che è caduto anche quello nella accusa ordinaria, come tutto quello che sta cadendo passo dopo passo ogni volta che viene esaminato, ogni accusa che è stata fatta alla Juventus, per la quale la Juventus ha dovuto patteggiare. Quello non è un accordo, quello è un patteggiamento, perché sei sotto ricatto, e non perché hai colpa, ma perché sei sotto ricatto. Nella giustizia ordinaria o fuori dai processi federali sta crollando assolutamente tutto, e di questo la Gazzetta dello Sport non informa assolutamente. Quindi dobbiamo fare proprio una lotta a questo giornale, perché è il giornale, per assurdo, il quotidiano più letto in Italia. Non ci crederete, ma è così. Il quotidiano che scrive più fake news, con dei giornalisti che veramente sono incredibili da quel punto di vista, è il giornale, il quotidiano più letto sportivo, il quotidiano sportivo più letto d'Italia. Come si può contrastare? Condividendo le informazioni, le vere informazioni. Beh, per loro la Juventus era, e non solo per loro, era colpevole di tutto. Stiamo vedendo che sta crollando man mano, accusa dopo accusa. Questo è un video che fa piacere naturalmente ai juventini. Chi mi conosce, chi mi segue da tempo sa, io ve l'ho riportato già dall'inizio, che era tutto un castello di sabbia, che bastava toccarlo bene con un dito per farlo crollare. Il castello sta crollando, ma la Juventus ha pagato lo stesso, quindi rimane soltanto una piccola soddisfazione, quello di tirar fuori la verità, così come abbiamo fatto, anzi come hanno fatto in passato e come abbiamo fatto noi in questo canale, per il caso Calciopoli, con le intercettazioni che trovate nel podcast che c'è sul canale, che tra l'altro vedo che sta attirando molta attenzione. Detto questo, il video finisce qui. Buona vigilia di Pasqua a tutti, noi ci vediamo con un prossimo contenuto. Io vi saluto tutti.